La figura che vedete inquadrata mentre ritorniamo in diretta è quella di un uomo, di un sacerdote che ha segnato la vita di intere generazioni e che il prossimo 27 maggio 1900, che il prossimo 27 maggio 2023 compirà 100 anni, essendo nato appunto il 27 maggio del 1923. Stiamo parlando di Don Lorenzo Milani e questa mattina vogliamo parlare di questa figura importante, straordinaria, con uno dei suoi primi allievi, Agostino Burberi, presidente della Fondazione proprio Don Lorenzo Milani. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora Agostino, noi ovviamente il tempo non ci per certi versi aiuta nel tratteggiare questa figura straordinaria. Proveremo a farlo in pillole, partendo però dalle iniziative che sono state approntate per questo importante centenario. È un traguardo, un anniversario fondamentale della vita di Don Lorenzo che ha segnato intere generazioni. Ecco, quali iniziative la Fondazione ha messo in campo per ricordare Don Lorenzo? Prima di tutto abbiamo costituito un comitato mettendo insieme la Fondazione Don Milani, l'istituzione Don Milani di Vicchio e l'associazione Don Milani di San Donato a Calenzano. Abbiamo chiamato a presiedere questo comitato Rosi Bindi e abbiamo coinvolto tutte le autorità religiose, cioè Zuppi, presidente della CEI, il cardinale di Firenze, tante altre figure religiose, e abbiamo coinvolto poi le personalità delle istituzioni, della scuola ovviamente, del sociale, e ci poniamo l'obiettivo non di raccogliere tutto su questo comitato, ma di realizzare almeno quattro convegni, uno che faremo a sud, esattamente a Catania, sulla dispersione scolastica, uno a Roma che avevamo concordato col precedente ministro, che ora sollecitiamo, quello nuovo sulla scuola oggi, su riflettere sugli insegnamenti che questo nostro maestro ci ha dato e rispetto a come funziona oggi la scuola, uno a Firenze su Don Milani e la Chiesa. Lui è stato un personaggio importantissimo nella Chiesa, prima un po' disprezzato, ma dalla Chiesa stessa, ma poi onorato, tenendo conto che a Barbiana è avvenuto addirittura il nostro Papa Certo. a riabilitarlo. E sono iniziative importanti. Ecco, sì, prego Agostino. E poi invece far promuovere una serie di iniziative che si stanno già scatenando nelle scuole, chiedendo al Ministero di mettere delle borse di studio collettive perché le scuole riflettano su questa figura di maestro e così via, in maniera che tutte le realtà che ci sono in giro per l'Italia possano loro approfondire. Abbiamo anche raccolto tutte le iniziative cinematografiche che ci sono state, filmati eccetera, che verranno messi a disposizione, così come le iniziative teatrali. Allora Agostino, abbiamo capito che l'educazione è uno dei capisaldi della vita di Don Lorenzo. Ecco, quello che le chiedo è cosa può insegnare il suo essere educatore a chi oggi svolge la sua stessa missione? Vabbè, lui ha fatto del suo apostolato quello della scuola, diceva come faccio a diffondere la parola di Dio se le figure a cui devo parlare non capiscono il significato della parola. E quindi ha investito tutta la sua vita a insegnare la parola agli ultimi. E a quei tempi gli ultimi era Barbiana, per noi le Barbiane oggi ce ne sono ancora tante in giro per il mondo, quindi ha insegnato che per dedicare la propria vita agli ultimi bisogna amargli gli ultimi e spenderci tutto il nostro tempo per loro.
Io credo che ancora questo sia un grosso insegnamento. Nella scuola, al di là delle riforme, tutte queste cose qui, la cosa più importante è l'atteggiamento che gli insegnanti hanno nei confronti dei loro alunni. A Barbiana tutta l'attenzione era partire dall'ultimo, non si andava avanti se tutti non avevano capito. Ecco, questo e credo che sia un atteggiamento, amare le creature che Dio ti ha dato. I ragazzi percepiscono se tu sei interessato a loro o insegni così solo come mestiere. C'è una frase molto bella di Don Lorenzo Milani che è diventata famosissima, il famoso mi sta a cuore, ecco, che ci ricorda, come anche abbiamo avuto modo di capire dalle sue parole, il valore della solidarietà, della prossimità, della vicinanza. Ecco, io vorrei chiedere da cosa nasce questa intuizione di Don Lorenzo, il mi sta a cuore? Beh, noi a scuola lavoravamo, in quell'occasione lavoravamo sulle problematiche dell'obiezione di coscienza, sulla pace, eccetera, e non trovavamo un vocabolo italiano, va bene, contrario al me ne frego, certo, che è un motto fascista. E ci è venuto incontro i giovani democratici americani che protestavano in quel momento con dei cartelli che dicevano I care, mi sta a cuore, mi preme, che quindi è il significato intraducibile in italiano, ma di questo impegno, va bene, di dedicarsi agli altri, di spendere la propria vita per il prossimo, che credo sia di grande attualità anche oggi. Senta Agostino, visto che siamo in chiusura, per ritornare alle celebrazioni, ecco, sarà un anno dedicato non soltanto a celebrare il passato, che come abbiamo avuto modo di capire ha segnato la vita di intere generazioni, ma anche per lavorare sulla scia dell'insegnamento di Don Lorenzo sul futuro, per progettarlo, per renderlo più a cuore, ecco, potrei parafrasare in questo modo questa esperienza, un futuro più giusto per tutti. Quale lezione Don Lorenzo in definitiva ci insegna oggi, il 16 dicembre 2022? Certo, il messaggio va attualizzato e noi questo facciamo, ma ancora tutto il suo valore ci insegna che non si può vivere senza impegnare la nostra vita per costruire una società migliore, per costruire dei rapporti tra gli esseri umani migliori, e non ci sono, da questo punto di vista il nostro Papa ci aiuta, noi abbiamo fatto un corso di formazione online durante la pandemia che ha coinvolto più di 80 insegnanti in giro per l'Italia e che partendo dall'ICARE riprendeva le encicliche del nostro Papa, che mi sta a cuore, mi preme, eccetera, l'attenzione agli altri, al creato. Io credo che questi siano argomenti di grande attualità, che vanno attualizzati, ma che vanno portati avanti. A Barbiana vengono ogni anno migliaia e migliaia di persone a visitare quella realtà. Moltissime scolaresche, tenga conto che ora per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno prossimo è tutto a tappo pieno di scolaresche che vengono a visitare quell'esperienza e ne escono con un fascino particolare, ma non dobbiamo, come dice giustamente lei, fermarci al passato, ma partire di questo per guardare se riusciamo a costruire una società migliore, più solidale di questa attuale. Agostino, io allora la ringrazio di cuore per essere stato con noi, ovviamente torneremo a parlare di questo importante centenario e delle iniziative del Comitato Nazionale che in qualche maniera farà conoscere ancora di più la straordinaria figura di Don Lorenzo Milani. Lei ha anche citato, e con questo la saluto, che Papa Francesco è stato lì a Barbiana, era il 20 giugno del 2017, 5 anni fa, più o meno, ecco, ci siamo con i tempi anche rispettati
rispetto al centenario poi della nascita di Don Lorenzo, siamo un mese dopo, e dunque voglio fare ascoltare ai nostri amici telespettatori ciò che ha detto, uno straccio di ciò che ha detto Papa Francesco in quella occasione straordinaria, che è stata una sorta di cenacolo anche, perché non c'erano tantissime persone presenti, ma lo spirito di Don Lorenzo si è sentito davvero tanto. Grazie Agostino per essere stato con noi, grazie di cuore, e ascoltiamo la grazie a voi. La clip di Papa Francesco. Di qui il suo dedicarsi completamente alla scuola, con una scelta che qui a Barbiana egli attuerà in maniera ancora più radicale. La scuola per Don Lorenzo non era una cosa diversa rispetto alla sua missione di prete, ma il modo concreto con cui svolgere quella missione, dandole un fondamento solido e capace di innalzare fino al cielo. E quando la decisione del vescovo lo condusse a Calenzano, da Calenzano a qui, tra i ragazzi di Barbiana, capì subito che il Signore aveva permesso quel distacco, era per dargli dei nuovi figli da far crescere e da amare. Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e giustizia. Questo insegna Don Milani. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro e alla piena appartenenza alla Chiesa con una fede consapevole. Questo vale a suo modo anche per i nostri tempi, in cui solo possedere la parola può permettere di discernere tra i tanti e spesso confusi messaggi che ci piovono addosso e di dare espressione alle istanze profonde del proprio cuore, come pure alle attese di giustizia di tanti fratelli e sorelle che aspettano giustizia. Di quella umanizzazione che rivendichiamo per ogni persona su questa terra, accanto al pane, alla casa, al lavoro, alla famiglia, fa parte anche il possesso della parola come strumento di libertà e fraternità.